Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono DadoBugs ed in questo video voglio parlarvi della polemica che è in auge in questi giorni riguardante The Last of Us Parte 2. Avrete senza ombra di dubbio notato un voto da parte dell'utenza particolarmente basso in questi giorni su Metacritic. Quando sto registrando questo video sono ancora i primi giorni in cui è uscito il gioco, quindi appare assolutamente chiaro che tali recensioni estremamente negative vengano chiaramente da giocatori che non hanno ancora finito il gioco. E a questo punto sorge questa domanda da parte di parecchi altri videogiocatori, e cioè perché tutte queste recensioni negative nei confronti di The Last of Us Parte 2 subito? Che cosa c'è dietro? Che succede? Il fattore scatenante in realtà di questa storia è successo recentemente, però tale scintilla in realtà affonda le sue radici, in realtà già molto tempo prima. Il primo The Last of Us aveva un finale perfetto, tra virgolette, considerato perfetto, diciamo così, per parecchi videogiocatori, per la maggior parte dei fan, poniamolo in questi termini. Tale finale, per parecchi videogiocatori non lasciava adito ad un sequel, e per parecchi videogiocatori The Last of Us sarebbe dovuto rimanere un gioco unico. Appunto, la storia si interrompeva in una maniera eccezionale, sbalorditiva, con una narrazione fantastica che ti faceva affezionare tantissimo a questi due protagonisti, Joel ed Ellie, che andavano incontro ad un finale aperto, è vero, ma che tutto sommato, nel momento in cui passava nella transizione ai titoli di coda, ti dava un pugno nello stomaco talmente forte, diciamo che anche io l'ho provata questa sensazione di desiderare che potesse rimanere unico. E nel momento in cui è stato annunciato il 2, ci sono state, da una parte c'è stato chiaramente grande gioia e grande stupore, però dall'altra parte c'è stato un grande dubbio, cioè che cosa avrebbe potuto raccontare The Last of Us 2? C'era qualcosa che non andava, diciamo che ha generato qualche perplessità. Da una parte, ribadisco, grande gioia. Dall'altra qualche perplessità c'era, cioè come poteva proseguire la storia. Qual è stato il fattore scatenante però di tutta la faccenda? Che qualche settimana fa, chissà chi e chissà come e chissà perché, ancora si sta indagando, però c'è stato qualcuno che ha fatto fuoriuscire delle informazioni riservate, i cosiddetti leak, queste anticipazioni. Sono uscite insomma porzioni di storia su internet, alcune vere e alcune false, che hanno distolto un po' l'attenzione, che nonostante il gioco sia stato rilasciato, ancora circolano. Che è una cosa che mi fa impazzire. Però ce ne sono anche tante vere, comunque in senso generale sono uscite delle anticipazioni, quindi appunto questi leak, che andando incontro, diciamo, a queste perplessità già innestate all'interno del cuore di questi fan, cioè la paura si è manifestata mediante questi leak dicendo: caspita, avevo ragione ad essere perplesso. Mi hanno rovinato un gioco al quale temevo. Volendo descriverla in poche parole, io la descriverei in questa maniera, soprattutto volendola descrivere senza farvi spoiler, perché io non posso scendere troppo in dettaglio per ora. Sicuramente tra qualche settimana magari ne parlerò, però per ora ci tenevo troppo a parlarne ora. Dato che a me è piaciuto tanto questo videogioco e mi piacerebbe un attimo che si chiarisse questa faccenda, perché vedere questi voti così bassi mi fa molto male al cuore. Però sto cercando di dare un attimo una connotazione razionale a quello che sta accadendo, cioè la mia visione razionale di quello che sta accadendo è questo, cioè agendo più di pancia rispetto che di mente, perché è ovvio che non si può aver giudicato un videogioco nel primo giorno, chiaramente, perché è un videogioco di 25 ore e non hai proprio il tempo di finirlo. Beh, ci hai giocato 24 ore di fila, non ci credo, ci siamo. Ma non è solo questo. Anche ammettendo che il videogioco tu lo finisca e non ti piaccia, in nessun momento è da zero o da tre. Cioè, da un punto di vista razionale, ammettendo di giocarlo, e nel momento in cui tu non lo apprezzi, comunque un 7 lo merita. Cioè, cercate di capire il ragionamento. Cioè, il voto particolarmente basso che in questo momento The Last of Us Parte 2 non c'entra proprio né dalla porta né dalla finestra. Arrivato a questo punto, però,
in conclusione di questo video mi piacerebbe però fare anche un appello a questi giocatori. Se avete amato il primo The Last of Us, io vi consiglierei di dare il beneficio del dubbio a parte 2. I colpi di scena che avvengono in parte 2, nel momento in cui tu li giochi, sono diversi rispetto a quando li leggi. E anche se letti possono sembrare che stravolgono, è la percezione di chi non ci ha giocato. Cioè, fidatevi. Provatelo. Cioè, io non voglio convincervi, però è un timore che posso comprendere da dove deriva. Però leggere una trama come quella di The Last of Us, che è tutto sommato semplice, ma anche il primo The Last of Us aveva una trama semplice, ma faceva leva sulle emozioni, ecco, le emozioni che ti provoca sia il primo The Last of Us che il secondo devono essere vissute. E nel momento in cui tu le leggi, non ti causano le stesse emozioni. Quindi io riesco a comprendere che questa parte di giocatori, avendo paura di essere deluso, nel momento in cui ha letto il leak, si è convinto di aver ragione, ecco, mi hanno deluso. Però vi assicuro, è una vostra trappola mentale. Veramente. E avevate così paura di essere delusi che siete rimasti delusi prima ancora di provare il gioco. Veramente. È una trappola mentale. Cioè, da una parte è qualcosa di affascinante quanto queste persone tenessero affettivamente all'uno. Dall'altra, però, reputo che sia agghiacciante il come ci sia un così grande numero di persone che sia disposto a non giocare il 2, che è molto più bello dell'1, per una loro convinzione. Allora, The Last of Us Parte 2 sta vendendo tantissimo. Alle persone che lo stanno giocando sta piacendo, io sto ricevendo da voi molti commenti, per lo più su Instagram, vi chiedo scusa se non riesco a rispondere a tutto, però mi state scrivendo veramente in tanti. E tutti siete entusiasti, gli unici che sollevano dei dubbi sono, guarda caso, quelli che non ci hanno giocato. Cioè, è proprio... Io vi voglio dire questo, il gioco sta vendendo tantissimo, quelli che ci stanno giocando lo stanno apprezzando. Io vi dico questo, The Last of Us Parte 2 è già da ora un successo commerciale ed è già da ora un successo di critica. Questa fetta di popolazione, di popolo di videogiocatori che sta facendo questa protesta, io alzo le mani, cioè voi potete anche farla questa protesta, però secondo me si ritorce contro di voi. Innanzitutto perché il gioco non è solamente all'altezza delle aspettative, ma di più, cioè ancora più bello, ma soprattutto alcune criticità che state sollevando, che fanno leva su tematiche politiche o LGBT o cose così, non sono vere, fanno parte degli spoiler falsi. E ve ne dico una. Una delle cose che ha fatto più polverone è che uno dei personaggi chiave, diciamo così, sia transgender. Ma non lo è. Cioè, uno dei più grandi polveroni sollevati intorno a The Last of Us Parte 2 è sul fatto che ci sia questo transgender. Ma non è transgender. È semplicemente una donna soldato palestrata e ha un preciso scopo il fatto che palestrata. Ora, ci sono stati dei leak veri e dei leak falsi. Si sono mescolati e ci sono delle convinzioni che sono penetrate nella testa di videogiocatori che erano pronti ad essere delusi e si sono convinti che il videogioco fosse una delusione perché loro erano pronti ad essere delusi. Sostanzialmente è successo questo. Io non posso che tranquillizzare questa fetta di giocatori dicendo provatelo The Last of Us Parte 2 perché è molto bello. Secondo me è molto più bello del primo, ma diciamo
quantomeno all'altezza del primo, non ne rimarrete delusi. Cioè, se una persona va priva di pregiudizi, non rimane delusa. Cioè, al massimo può piacerti meno dell'uno, ci sta, ma comunque da 7. Sicuramente non da 0. Questo, come diremmo dalle nostre parti, ci puoi mettere il timbro, ci puoi mettere la firma, ci puoi picchiare con una mazza, anzi, è proprio il caso di dirlo, ci puoi picchiare con una mazza da golf. State tranquilli. Alla prossima, ragazzi. Ciao.